Mi chiamo Federico Battini, insegno all'Università di Perugia, insegno pedagogia sperimentale e metodologia della ricerca educativa e le mie aree di ricerca riguardano l'orientamento, in particolare le modalità che si usano, in cui si utilizzano le storie per orientare le persone, quindi il metodo dell'orientamento narrativo di cui ho contribuito allo sviluppo, la lettura, i temi legati a identità sessuale, omofobia, omogenitorialità e la scuola in termini generali, la formazione degli insegnanti, soprattutto le didattiche innovative alternative. Comprese le didattiche per competenze e lo student voice, quindi il ruolo dei ragazzi all'interno delle riforme, dei cambiamenti del sistema di istruzione. Mia identità professionale nasce all'interno del mondo del no profit dopo alcune esperienze iniziali in azienda ed è in quell'area che ho fondato, Pratica, che è un'associazione, giuridicamente un'associazione di promozione sociale che opera nell'orientamento e nella formazione, e quindi lì abbiamo un'esperienza importante, credo, un'esperienza di 15 anni, sia nell'erogazione di orientamento, nel lavoro con diverse utenze, soprattutto giovani e giovani che sono usciti dai percorsi di istruzione, ma anche adulti, eccetera, eccetera, e nella formazione degli orientatori. Beh, diciamo, la domanda è posta correttamente, nel senso che deve avere sia delle caratteristiche che delle competenze. Le competenze non differiscono molto dalle competenze che deve avere l'orientatore tout court, quindi deve avere ovviamente una preparazione orizzontale, trasversale, non una preparazione di tipo disciplinare, cioè deve capire di mercato del lavoro, deve capire almeno a grandi linee i flussi economici, come si muove, no? Il mondo, appunto, i cicli anche dell'economia e quindi come si determinano nuove opportunità o come diminuiscono le opportunità di lavoro in determinati settori, deve avere ovviamente prima di tutto delle competenze di ascolto. Proprio qui vorrei situare una peculiarità, una cosa a cui davvero deve stare attento chi lavora con i giovani. E rientra un po' anche nelle caratteristiche, no? È una cosa che sta a metà strada tra la caratteristica, l'attitudine personale e lo sviluppo di competenze, cioè l'ascolto attivo è una cosa che si impara, ma è anche una disposizione, cioè quando si lavora con i giovani, ancora più di quando si lavora con gli adulti, il rischio principale che corre un orientatore è quello di avere in testa la soluzione per la persona e quindi, anche non volendo, di suggerirla con le migliori intenzioni, con la voglia di aiutare la persona che ha di fronte. Ma questo è sbagliato. La prima cosa, i giovani non sono stupidi, sono giovani. Quindi, è giusto che facciano le proprie esperienze e che laddove ci siano anche degli errori da fare in termini di scelte, in termini di percorsi che poi vengono interrotti, eccetera, questi con tutte le informazioni che uno può fornire, con tutte le riflessioni che uno può invitare a fare, con tutte le domande stimolo che un orientatore deve fare per vedere se una scelta, un percorso, un progetto è individuato con consapevolezza, ma anche gli errori a volte fanno parte di un percorso. Sappiamo tutti che quando andiamo a fare un viaggio, non un viaggio da questa città dove sono io adesso, a una città che è a 100 km da qui con l'autostrada in linea retta, ma quando si fa un viaggio in cui si deve arrivare a una meta e questa meta, come dire, è un po' geografica, ma un po' è anche un
punto d'arrivo metaforico, a volte le strade hanno bisogno di erranza per arrivare al punto d'arrivo. Quindi l'errore a volte, errore e errare, hanno un'etimologia molto vicina, no? L'errore a volte è parte del percorso, a volte è proprio scontrandomi con dei limiti, scontrandomi con degli ostacoli che io definisco meglio il mio percorso. Quindi la prima cosa che un orientatore non deve avere in testa è quella di suggerire direttamente o indirettamente, anche la scelta di alcune domande può essere un suggerimento, quelli che sono i percorsi giusti, perché ciascuno deve decidere e individuare quelli che sono i percorsi giusti per lui, quello che è il progetto. Dobbiamo assumere noi adulti che per la prima volta nella storia la nostra esperienza non è utile ai giovani. Perché? Perché noi siamo vissuti e siamo cresciuti in un mondo stabile e prevedibile, in cui c'era una corrispondenza lineare tra un percorso formativo e un destino professionale. Oggi non c'è questo. Oggi questo innanzitutto non è più vero, cioè non c'è più la corrispondenza tra un percorso formativo e un progetto professionale. Ma soprattutto, la cosa più importante è che oggi i lavori più interessanti, più nuovi, sono quelli che vengono creati, inventati, e la possibilità di crearli è molto maggiore proprio per la velocità di cambiamento delle dinamiche economiche, sociali, professionali, formative, le nuove scoperte. È proprio in questa velocità che si possono individuare nuovi bisogni e quindi costruire nuove professioni. Una indagine abbastanza recente, un'indagine del 2013 transnazionale, diceva che le persone più soddisfatte del proprio lavoro sono le persone che quel lavoro l'hanno inventato, cioè hanno tirato fuori qualcosa che non c'era, e a volte giustapponendo due aree professionali, mettendole insieme, a volte scoprendo qualcosa di cui nessuno aveva pensato di avere bisogno, ma di cui poi ha scoperto di avere bisogno. A volte facendo diventare un lavoro cose che per le altre persone non sono un lavoro. Ho in mente il caso noto, di cui hanno parlato anche dei giornali, di cinque ragazzi svizzeri under 25 che di lavoro fanno costruiscono idee, vendono idee, sono un laboratorio di idee, il loro ufficio, c'erano anche le foto in questi servizi, molto particolare, c'ha delle cose stranissime, una vasca da bagno per esempio nel centro dell'ufficio che loro usano realmente, eccetera, e questi si sono, chi è che non ha mai avuto delle idee in vita sua? Beh, tutti noi, insomma, e magari tutti noi pensiamo che proprio le nostre idee siano particolarmente interessanti, ma loro sono riusciti a farle diventare un lavoro. Un lavoro con cui appunto si mantengono, è il loro lavoro, non è un hobby associato al lavoro, è proprio la loro attività. Ecco, quindi non è possibile, no, avere l'idea che poteva avere un orientatore, non so, negli anni 70-80 del secolo scorso, di analizzare il mio percorso formativo, di individuare insieme a me quelli che sono i miei obiettivi professionali e quindi di tracciare la strada che da ora, dalla situazione nota, mi porta verso la situazione desiderata. Ma appunto in un contesto di imprevedibilità, in un contesto non statico, è molto più interessante costruire anche percorsi eterodossi. Mi accorgo sempre di più, lavorando molto con i giovani all'interno delle scuole, giovani che sono usciti dai percorsi di istruzione e giovani universitari, che quello che un giorno, probabilmente 20-30 anni fa, avremmo considerato un difetto, quindi un curriculum composto di esperienze anche diverse tra di loro e con itinerari formativi che si costruiscono in parte in fase iniziale, ma in parte anche quando si è già inseriti nel mondo del lavoro, sono senz'altro le persone più interessanti, più brillanti, più disponibili al cambiamento e quindi più adatte a vivere nel mondo odierno, per cui è più facile, diciamo così, collocarsi nel mondo odierno.